Siamo in diretta? Siamo in diretta? Fatemi sapere. Marco, siamo in diretta? Un attimo che controllo e ti Un dico. minutino, aspettiamo che sia tutto quanto a posto, poi iniziamo. In teoria dovremmo essere in diretta, Ok, però siamo in aspetta un diretta. Allora, attimo. Intanto intrattieni il pubblico. intratteniamo il pubblico. Ciao a tutti. Ok, Eccolo. Ecco qua, siamo in diretta, siamo in siamo diretta. in diretta. Allora, iniziamo subito o aspettiamo che arriva qualche persona? Guarda, aspetta giusto 30 secondi, fai un balletto, fai No, qualcosa. niente balletti. No, non riesci? Fa troppo caldo, Però ragazzi. peccato. Vabbè, non so ballare, lo confesso. Va bene, allora canta la sigla. Non c'ho la Ah, non è sigla! meno, scusa, Scusa, che se ti diretta. organizzavi un attimo, vedi, uno occupava questo tempo con una bella sigletta allegra. Posso iniziare? Allora, intanto ditemi se si sente e si vede bene, Allora, vediamo un così attimino quello che dicono. prima di iniziare con la Allora, ricetta. dicono che si sente, dicono che sì. Allora, siamo in diretta sia su YouTube che su Facebook. Ok, allora io direi di partire, va Vai, bene? cominciamo, vai. Spiegaci perché cosa facciamo. Allora, oggi facciamo una ricetta in collaborazione con Nutella. Facciamo il pane ai cereali con Nutella. Vi racconto com'è nata questa idea? Vai, raccontaci. Allora, quelli di Nutella mi hanno chiesto: Benedetta, ci fai una ricetta iconica con Nutella? Al che mi sono scervellata, pensa che te ripensa, non sapevo, eh. E poi ho pensato che per me non c'è niente di più iconico di pane e Nutella, perché la mia infanzia è stata pane e Nutella. Sono venuta grande a pane e Nutella, quindi ho proposto questa idea e loro mi hanno detto: Ah, ma molto bene, Benedetta, che pane fai? Allora ho pensato di fare un pane ai cereali, visto che non l'ho ancora fatto. Va bene? Ok, Tu bella, l'hai bella esperienza. assaggiato? È Com'è? buono, È molto buono buono? perché c'è quel gusto rustico. È facile da fare e alla fine del video vi darò anche tutte le sostituzioni, anche per i vari... Scusate, ma sto emozionando. Come sempre, quando stai dentro si Cioè, io ho emoziona. tutti i brividini sulla pancia. E vi darò anche le sostituzioni e vi dirò anche vari tipi di cottura diverse, ok? Che sto sperimentando in questo momento, in questo periodo. Aiutami, sto impappinatissima, Marco! E poi sopra ci spalmiamo la Nutella, Ma spero. certo, ma certo! No, no, è buono perché c'ha sto gusto rustico con la Nutella che si Che si sfoglia in sposa bocci. perfettamente. Va bene, però bando alle Ah, le chiacchiere. chiacchiere, cominciamo a impastare. Cominciamo e vi dico quello che ci serve per fare pane. Ah, io vedo Marco che... Vi dico quello che ci occorre per fare il pane ai cereali. Allora, ci serviranno 500 grammi di farina mista di cereali misti, insomma, si trova facilmente al supermercato già pronta, oppure potete anche fare voi un mix di diversi tipi di farina. 300 ml di acqua, 7 g di lievito di birra disidratato e 2 cucchiaini di zucchero. Poi ho utilizzato dei semi sopra, che utilizzerò proprio per dargli un po' di croccantezza e dare anche questo aspetto rustico di pane ai cereali. Ho detto tutto? Ti sei scordato l'ingrediente principale, E ma mi dopo pare naturalmente c'è Nutella. che ci mettiamo? La Nutella. E quindi faremo il pane, una bella spalmata con Nutella. Iniziamo ad impastare, che dite? Vai, cominciamo, facci sapere. Allora, Allora, di farine in cereali ne esistono vari tipi, c'è cioè quella 5 cereali, quella 7 sette cereali, cereali, vanno tre bene tutti. cereali. Sì. Potete anche sbizzarrirvi voi a mescolarli questi Sì. cereali. Fate un po' di farina d'avena, un po' di farina di farro, un po' di farina integrale, insomma, quella che come più vi piace. Orientativamente io parto con mezzo chilo di farina. Cosa faccio? Metto il lievito secco disidratato direttamente nella farina. Mi raccomando, quando utilizzate i lieviti disidratati, leggete in confezione come vanno utilizzati. Quello che sto usando io va direttamente nella farina e aggiungo anche 2 cucchiaini di zucchero. Che servono ad attivare la lievitazione. Appoggio qua. Do una bella mescolata. Le sostituzioni sui lieviti, faccio tutto alla fine. Io direi di sì, ovviamente la prima domanda che arriva qua è se si può fare con la farina 00, Ok, certo. certamente si può fare con la farina 00, probabilmente ne servirà un pochettino di più perché le farine, diciamo, di cereali sono un pochettino meno raffinate e quindi se la fate invece con la farina 00 dovete metterne tipo 530-550 grammi, ma vi insegno come regolarvi.
Allora, a questo punto cosa faccio? Prendo una ciotola. E metto l'acqua che deve essere tiepida. Mi raccomando, non fate l'errore di prendere l'acqua troppo calda. Perché qualche volta mi scrivete, Benedetta, che è successo? Non mi è lievitato. Però se mettete l'acqua troppo bollente, troppo calda, insieme alla farina e il lievito non è attivo, cioè lo uccide un pochettino, quindi mi raccomando, tiepida. Ed inizio a mettere la farina poco alla volta. Io vado, lo sapete, vado direttamente dentro con le mani. Però se preferite utilizzare una forchetta, fatelo con la forchetta, insomma, l'impasto. Sì, soprattutto, soprattutto all'inizio, fase, sì. Qualcuno dice, pensi che si possa mettere anche la farina di grano saraceno? Secondo me sì, in parte mescolata ad altri tipi di farina comunque. Non fa, cioè, il grano saraceno è molto fibroso come... Sì, da solo è difficile. Magari un 50% farina zero e 50%... Se vi state chiedendo perché non ho messo l'acqua direttamente nella farina, è perché mi regolo meglio così. Mi viene l'impasto molto più liscio, senza grumi. E se serve ne metto quella che occorre di farina. Invece se parto mettendo l'acqua sulla farina, non so mai se devo aggiungere ancora acqua, insomma faccio un pochettino più difficoltà. Sì, in questo modo uno si regola anche con altri tipi di farina. Esattamente. Quindi una dose e poi esattamente. Un po' di più, un po' di meno. Insomma, è semplicemente per una questione pratica, perché mi regolo meglio. E impasto, 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 intanto tu leggi qualcosina. Eh sì, ti sto dicendo. In pratica sì, si può fare con qualsiasi tipo di farina, basta un attimino regolarsi con le dose. Questa è una domanda che mi ha fatto. Grazie, intanto siamo... Quanti siamo? Siamo 1.500 qui e poi... Inutile dirvi che se volete utilizzare un'impastatrice per impastare va benissimo. Sapete che io adoro impastare a mano perché mi rilasso. Infatti tutti i brividini che c'avevo sulla pancia stanno un po' andando via. Perché ti stai rilassando? Un po' sì. È una ricetta molto semplice e veloce. Quando l'impasto diventa più consistente, continuo a lavorarlo sul piano. Quindi metto un po' di farina qui, rovescio l'impasto. E continuo ad impastare fino a far assorbire tutta la farina. C'è il piano che cigola. Marco, leggimi qualcosina. Un attimo. Così se c'è qualche domanda intanto rispondo. E saluto tutti quelli che stanno arrivando adesso. O sono arrivati da poco. Stiamo facendo il pane e i cereali. Ah, come avete visto, non ho messo il sale. Perché? Perché da noi il pane si mangia a sciapo, senza sale, non so, nelle Marche, un po' in Toscana, di solito non si mette il sale. Però se volete metterlo, mettetelo in un cucchiaino. Che c'è, che dici? Niente, tutto a posto. Nessuno scrive, nessuno ci saluta. Ok. Allora, io uso questa tecnica per impastare. Allora, una volta che ho infarinato bene il piano, faccio tipo un filoncino, faccio leva con questa parte della mano. Prendo l'impasto, lo tiro e lo arrotondo, tiro e arrotondo, tiro e arrotondo, tiro e arrotondo. È un po' come fare le pieghe. Dopo vi faccio vedere come si fanno le pieghe, proprio quelle dopo la lievitazione, però è un modo per dare un po' di alveolatura all'impasto e anche di forza. Allora, Bella, ti chiedo la cortesia di fare un riepilogo di ingredienti, perché mi sa che su Facebook siamo partiti un po' in ritardo, quindi non so se quando davi gli ingredienti, okay, è quello che stiamo facendo.
Va bene, allora mi fermo un attimo. Sì. Stiamo facendo il pane e i cereali con Nutella. E, per fare questo pane, che è molto semplice, ci serviranno 500 g di farina e cereali, 300 ml o 300 g di acqua, 7 g di lievito di birra disidratato e 2 cucchiaini di zucchero. Poi sopra metterò un mix di semi per una decorazione rustica e poi naturalmente Nutella da spalmare sopra. Allora io continuo ad impastare. Vuoi che faccio pure il recap di quello che ho fatto? Ok, mi chiedono, non occorre olio? Allora, io non ho messo l'olio in questa ricetta. Se volete, perché mi piaceva un pane proprio rustico, croccante fuori e con una bella mollica saporita, diciamo. Però se volete un pane più, quasi un pan bauletto, più morbido, aggiungete un pochettino d'olio. Ok. E un'altra, olio d'oliva. Un'altra cosa, sì, ecco, se proprio fai al volo quello di come è impastato fino adesso. Allora, cosa ho fatto? Ho preso la farina, il mix di farina e cereali, e ho aggiunto dentro il lievito di birra disidratato con 2 cucchiaini di zucchero. Lo zucchero serve per attivare la lievitazione, quindi ho mescolato tutto per bene queste polveri. Poi in una ciotola ho rovesciato 300 ml di acqua tiepida. Questa frangetta io la odio. 300 ml di acqua tiepida e ho iniziato a mettere la farina poco alla volta all'interno della ciotola, mescolando con le mani. Quando l'impasto è diventato più consistente, dalla ciotola sono passata sul piano e ho iniziato a lavorare e a, da noi si dice, menare l'impasto, cioè a lavorarlo a lungo con questa parte della mano. Come si chiama questa parte qua, Marco? Iudeme. Il palmo. Sì. Beh, il palmo è tutto, no, questa parte qua, parte... con questa parte delle mani, perché riuscite a fare più forza. E poi perché è uno di quei movimenti che ho imparato proprio, quando lo vedete fare vi viene automatico poi ripeterlo. E quindi io da piccolina, siccome lo vedo fa spesso, adesso mi viene naturale fare così. Ok. Dovete anche un po' strapparlo l'impasto, cioè non dovete aver paura di maltrattarlo. Ok, una ragazza chiede la farina integrale, io credo che sia più o meno la stessa. Va benissimo, secondo me è la stessa quantità. Però come ho fatto vedere prima, partendo dal liquido, aggiungendo la farina poco alla volta, ti regoli più facilmente. E quindi magari se te ne avanza un po', non rischi di fare un impasto troppo duro. Questo è anche un buon modo per fare un po' di sport, no? Quali muscoli si fanno lavorare? I bicipiti. Ah, questo sì. Ok. Questa zona qui sotto che è quella dove... I bicipiti. No, no, sì. Non lo so, questa qua sotto. Sì, sì. Non lo so, c'è un po' di ciccetta qua sotto che... che comincia, diciamo, a sentire un po' la gravità. Non so se capita anche a voi, però io... È un annetto che mi sono accorta di sta cosa che... Qualcuno dice che dovrei farlo io sto lavoro, per toglierti la fatica, ragazzi, esageriamo. E quando ce lo frei? Lui è più bravo con le sue cose inutili, le sue ricette inutili. Ok. Questo più lo lavorate, più diciamo il glutine di queste farine si allunga, più il pane vi verrà bello alveolato, bello gonfio. E, insomma, si cuocerà meglio quando sarà in forno, quindi insomma non lesinate. E infatti una domanda è se si può usare la planetaria. L'ho già detto, se c'hanno l'impastatrice vedi che non sei attento. No, okay. Per farlo ridire perché siamo collegati in ritardo. Ok, se avete una planetaria e non volete impastare a mano, utilizzate tranquillamente quella. Quindi sì. Una cosa che vi posso intanto dire mentre che sto qua in pasto è che se volete... io ho utilizzato una bustina di 7 grammi di lievito di birra disidratato che potete sostituire con un cubetto di lievito di birra fresco, 25 grammi, oppure se utilizzate la pasta madre con 120-130 grammi di pasta madre solida e rinfrescata. Però se volete abbassare la quantità di lievito potete tranquillamente farlo. Sarà un po' più lungo il tempo di lievitazione, però io qui ho messo 7 grammi, se volete utilizzare 3 grammi di lievito impiegherà un pochettino di più a lievitare il pane, ma... Andrà, viene bene lo stesso. Però secondo me noi vogliamo andare abbastanza in fretta, vero?
Allora, una ragazza mi ha detto che quella parte della mano si chiama il tallone della mano. Ok, ok. Ha detto anche il tallone della mano si chiama eminenza tenar. Non so se è vero. Non so se è vero, non ho mai sentito. Dobbiamo cercare su Google. Ok, qualcuno dice si può usare il latte al posto dell'acqua? Sì, però allora in quel caso se vuoi utilizzare, posso darti del tu, sì. Sì. Se vuoi utilizzare il latte al posto dell'acqua, in quel caso ti direi di mettere anche un po' di olio, perché ti viene proprio il pan bauletto, ecco. Il pane soffice da colazione che e puoi conservare in un sacchetto di plastica per alimenti. Il pane in cassetta? Pane in cassetta, sì. Insomma, quello viene un pochettino più soffice. Questo è più rustico come pane, un po' come me. Ok. C'è una signora che ci segue dall'Indonesia e là sono le 11:15 del pomeriggio. Qua sono le 6:15 ed è un caldo. A parte penso pure in Indonesia può essere caldo. No? Che clima è là? Che... Oggi perché... Oggi avrà fatto 4 gocce, ma veramente 4 gocce di pioggia. Si è alzata un'afa, cioè una cosa proprio un appiccicaticcio. Claudio non ha voluto uscire per niente oggi, si fa tutto il giorno in casa. Allora, ci siamo. Do un'ultima menata. Ok. E si va alla prima lievitazione. E andiamo alla prima lievitazione. Quindi che faccio? Faccio una pagnotta ad onda, che arrotondo con le mani. Mm-hmm. Poi prendo una ciotola, che non c'ho. Questo ci ho fatto l'impasto. Arriva la ciotola. L'inconveniente della diretta doveva capitare. Vabbè, ma c'è Michele che mi prepara tutto. Eccola mi qua. Porta subito la ciotola. La infarino leggermente col pizzichetto di farina che mi è avanzata. Ah, perché quella è troppo piccola. Sì, perché questo deve crescere. Metto la pagnottella all'interno della ciotola. Faccio una croce sopra. A che serve la croce? Tante domande. Ecco. Allora, la croce si è sempre fatta anche un po' per scaramanzia, possiamo dire, però serve soprattutto perché mi fa vedere il livello di lievitazione, perché l'impasto quando lievita questa croce si apre e quindi guardando la croce ci rendiamo conto se sta lievitando bene oppure no e quando è il momento di rimpastarlo. Mi lavo solo un secondo le mani. Tu leggi intanto. Qualcuno ti sta chiedendo se la serra è andata bene, tutto bene, perché oggi ci siamo venuti a montare una serra. Sì, una bellissima serretta in vetro dove non passerò l'estate perché penso che se vado dentro la serra adesso è troppo caldo. Però d'inverno farà però comodo. Ci farà comodo questa da settembre fino a maggio del prossimo anno. Copro con la pellicola. E faccio lievitare l'impasto al caldo fino al raddoppio del volume, servirà all'incirca un'oretta e mezza. Cosa faccio io di solito? Accendo un minutino il forno, ma un minuto proprio, poi spengo, accendo la lucina e si crea una perfetta camera di lievitazione all'interno. Quindi metto questo impasto all'interno del forno che ha una temperatura media di non so, 35 gradi più o meno. Se lo lasciavo fuori, in questo periodo ragazzi, questo periodo non serve la camera di lievitazione, potete tranquillamente lasciarlo in un posto caldo della casa. Coperto con una pellicola, perché la pellicola lo protegge, non si forma, non fa la crosticina sopra. Quindi facciamo lievitare fino al raddoppio del volume, serviranno un'oretta e mezza circa. Ok, vai, mando l'animazione della lievitazione. Ok. Ma questa è magica sta cosa. Comunque. Finito? Sì. sì, sì. Guardate come è lievitato bene. Oh, per fare sta cosa coordinata ci abbiamo fatto 3-4 tipi di impasto. Comunque, eccolo qua. Come vuole il tempo. avete visto come si apre bene la croce? Questo per questo serve, no? Sì, serve per questo anche come indicazione della lievitazione. Cosa faccio adesso? Adesso lo lavoro leggermente facendo le pieghe, quindi imparino leggermente il piano. Mazza, sembra super soffice.
È ancora crudo, eh. E non sto tanto tanto a rimpastare, ma faccio questo, lo allargo il più possibile per fare le pieghe. Che sono le pieghe? Allora sono delle, diciamo, devo avvolgimenti, come posso chiamarli, le ripiegature che si fanno al pane per dare forza. Quindi che significa? Che facendo queste pieghe, vi faccio vedere come, quando facciamo un filoncino, piuttosto che, diciamo, allargarsi, rimane un pochettino più in forma. Quindi, insomma, se le facciamo, non è un passaggio fondamentale, però se le facciamo è meglio. Quindi piego un lembo, poi piego l'altro e richiudo un po' a fazzoletto. E faccio così un paio di volte. Hai capito come si fanno le pieghe? Aspetta, fammelo vedere un attimo. Aspetta, riallargo tutto per bene. Ok. Questo è un pane casereccio, se mi stanno guardando i fornai lo so che mi diranno: ma che fai, Benetto? Vabbè, io faccio così. Piego un lembo all'interno, l'altro lembo a chiudere, così e così. A questo punto potete o fare la forma a ciambella, cioè fate una bella pagnotta di pane, oppure cercate di fare un filoncino. Ecco, io faccio il filoncino. Hai dato forma? Ho dato forma al mio pane. Adesso prendo una teglia con della carta forno sul fondo, va bene anche la placca del forno, e appoggio il pane all'interno. Okay. E andiamo con la seconda lievitazione. Quindi infarino leggermente la superficie, perché un pochettino la pellicola che metterò tende ad attaccarsi, quindi mettiamo un pochettino di farina e ricopro la preparata. Michele, ho preparata. Okay. Qua l'abbiamo fatto io. Vabbè, ce ne abbiamo due. E copro con la pellicola. E faccio lievitare di nuovo al caldo per una mezz'oretta più o meno, 30-40 minuti. Vi accorgete che è pronto quando si è gonfiato per bene. E quindi seconda lievitazione. Seconda lievitazione, effetti speciali. Posso pulire un attimo qui? Che... Sì, dai, pulisci il danno. Una signora ha detto, vedendo sta ricetta mi è già venuta voglia di andare a mangiare pane e Nutella. Mi viene frega niente di come si fa il pane. Pane e Nutella. Allora, al posto della pellicola si può mettere un panno? Allora, potete mettere un panno, l'importante è anche questo, soprattutto in questa fase qua, infarinate tanto bene il pane perché si attacca. Si appiccica. Però va bene anche un panno. Ok. Infatti sì, ecco, c'è un modo per evitare la pellicola, si fa un panno molto infarinato. Ok. Sta andando tutto bene? Ha lievitato bene? Sì, guarda che bello. Eccola qua, la pagnotta. Allora, la pagnotta, togliamo la pellicola e guardate che bella pagnotta. Si è formata. Adesso, prima di infornarla, però, come vi ho detto, ci aggiungo sopra tutto un mix di semi, quindi semi di girasole, qui dentro che c'è? Sì, semi di girasole, zucca, sesamo, anche semi di vino. Insomma, se ce l'avete ce li mettete, se no è buonissimo anche solo così. Quindi con un pennellino umidisco leggermente la superficie. Con acqua? Con acqua, scusa, okay. Avevo detto. Con un pennellino e un po' d'acqua inumidisco la superficie, in questo modo i semini si attaccano. Se
Sono un po' ingessata oggi, mi sento un po' oggi ingessata. Oggi sì, sei un po' così, cioè, sei un po' emozionata. Sono un pochettino ingessatina. Ma comunque le dirette, anche, insomma, no, anche se fatte, non so, non è TV, eccetera, comunque è sempre Per me è sempre molto emozionante, allora, perché innanzitutto possono succedere degli imprevisti, tipo se è successo una volta, ti ricordi che c'erano 20.000 persone attaccate e è un temporale, un fulmine, è partita la diretta e quindi è saltata proprio. Poi magari mi sbaglio, cioè dico una cosa piuttosto che l'altra, insomma sto un po' sempre in apprensione. Okay. Quindi ricopro con questo mix di semi. Belli semi, eh? Mm-hmm. Questi sono buoni, pure in mezzo all'insalata. Ok, una signora mi sta dicendo, Alessandra, non servono tagli sopra il pane? Allora, io l'ho lasciato così, però se volete, solitamente si fanno con una lametta apposta, no? Perché col coltello comunque nella fase che è così bello lievitato c'è il rischio che si rovini un po' il pane. Quindi se ci avete una lametta e vi piace, fateli, perché poi si possono fare pure un sacco di disegni. No, però io in questo caso, siccome ho messo i semini sopra, non l'ho fatti i tagli. No, ci sono dei pani che sembrano delle opere d'arte proprio, tutte con tutte le decorazioni. Che c'hanno. Sì, bellissimi. Fanno tipo anche dei rombi sopra, uno può fare come vuole. Nell'impasto, in questo caso, una signora mi chiede, si può mettere della frutta secca? Allora, secondo me sì, potete mettere della frutta secca tipo fichi, prugne secche, albicocche, uvetta, noci. Sì. Si può, però fatelo dopo la seconda lievitazione. Dopo la prima lievitazione, quindi cioè quando rimpassate, state per fare le pieghe, mettete tutta questa frutta all'interno, questa frutta secca, date una leggera rimpassata, fate le pieghe e fate lievitare, però si può mettere. Vabbè, a quel punto è il momento in cui uno potrebbe mettere tipo anche il pane all'olive, pane alle cipolle, sì, queste cose. Esattamente, qua. Se anche salato, sì, già salato, ok. E andiamo in forno. Allora, ho preriscaldato il forno a 200 gradi, e faccio cuocere il pane per 35-40 minuti in funzione ventilata. Però vi svelo un attimo un trucchetto. Cosa faccio io di solito? Il pane, per fare una bella crosta croccante fuori, ha bisogno un po' di umidità, soprattutto nei primi minuti di cottura. Col forno ventilato, diciamo, potrebbe succedere, soprattutto se andiamo tanto su di temperatura, che si faccia una crosta croccante fuori, ma il pane dentro rimanga un po' poco cotto, umido. Quindi cosa faccio? Metto, prima di accendere il forno, metto un pentolino d'acciaio all'interno del forno con un pochettino d'acqua. Accendo e imposto la temperatura a 200 gradi. Quando arriva, c'è un moscerino, quando il forno arriva a temperatura, in forno, faccio cuocere per 10 minuti, dopodiché, in un battibaleno, apro lo sportello del forno, con una presina tolgo il pentolino del pane e faccio cuocere fino a cottura, fino a quando non è bello dorato sopra. Okay. Quindi questo trucchetto dell'umidità in cottura aiuta a fare un pane croccante fuori e bello morbido dentro, però ben asciutto. Sì, poi adesso ci sono proprio anche dei forni che hanno la funzione vapore, vapore, no? Insomma. Aiuta proprio per queste cose qua. Quindi, ripeto, in forno e faccio cuocere a 200 gradi col forno ventilato per 35-40 minuti. Facciamo che faccio finta. Vai, andiamo alla cottura. Guarda che bella. Eh? È cotto? È cotto. Wow. Come vola di nuovo il tempo. Questi si è anche 40 minuti. Mi sa questo, eh? Si è anche raffreddato, sì, sì, già. Questa diretta, guarda, è magica, hai visto quanti? Quanti effetti speciali? Sì. Allora, che facciamo? Lo tagliamo e facciamo entrare la protagonista. Nutella. Sì, c'è una ragazza che si ricorda quando è andata via la corrente. Che probabilmente stava guardando la... Guarda, io, cioè, proprio... Cioè, il nostro terrore, il nostro imbarazzo. Allora, ecco il pane. Ok, ovviamente la domanda della signora è se hai il forno statico. Che non allora, col forno statico aumentate la temperatura di 10 gradi, quindi cuocete anche 20 gradi. 210-220 gradi, ok? Per lo stesso tempo. Poi controllate. Controllate, vi rendete conto perché diventa un po' bronzatino sopra, quindi vi accorgete quando è pronto. Dopo alla fine vi dico pure come potete farlo, lo dico adesso. Dimmi, che cosa? Con le cotture nella friggitaria. Ah, beh, magari le potresti dire dopo, adesso andiamo. Ok, andiamo e tagliamo questo facciamo pane. Alla fine facciamo tutte le varianti, anche i cambi, come le cose rivoluzionarie che sta studiando Benedetto sulla cottura.
E al momento lo tagliamo. Ok. Bello però, eh? C'ha proprio una bella faccia. È rustico. Bello rustico. Bello rustico. Allora. Sentite il rumore come vi ricorda? Pane croccante. Io devo fare una cosa, andiamo. Prepariamo la Nutella. Prepariamo la Nutella? Perché se no qua stiamo sempre a parlare, ma parliamo di cose serie. È arrivata anche la Nutella, non ci manca niente praticamente. Faccio una fetta pure per te? Certo, anche per i ragazzi. Anche per i ragazzi? Il pane Nutella, sì, qualcuno lo vuole. Aspetta, faccio le tre fette e poi vi faccio vedere la consistenza. Fatto un po' troppo spesso, secondo me. Ok, no, non ho niente. Dicono anche a che ripiano del forno la facciamo cuocere? Allora, io solitamente faccio il secondo ripiano a partire dal basso. Una cosa che non dico mai, ma tante persone già hanno il forno a gas, okay. La cottura del pane è complicata nel forno a gas perché il calore vi arriva tutto da sotto. Quando io avevo il forno a gas era sempre un problema. Cosa facevo? Mettevo la placca del forno nella parte più bassa del forno. In questo modo il calore viene un pochettino un po', diciamo, smorzato e diffuso meglio. Quindi se dovete fare il pane nel forno a gas, provate con questo trucchetto. Che dici? Sì, scrocchio. Scrocchiola. Facciamo vedere com'è il pane. Bello. Fa voglia, eh? Sì. Mamma con Nutella farà ancora più voglia. Ma questo è l'aperitivo o la cena? Qualcuno chiede. È una bella domanda. Diciamo che è una merendina in ritardo, dai. Profuma, eh? Un buon profumo già sto pane. E ora spalmiamo con Nutella. Vai, la parte più bella. La parte più piacevole. Wow. Io abbondo un pochettino. Allora, la dose è 15 grammi a persona. Quindi... Secondo me questi non sono, però, questi che ci ho messo io. Effettivamente sono tanti, 15 grammi, quindi va bene così. Vuoi tu? Sì, questa grazie per me, rifanne un'altra, questa è venuta bene. Scusatemi. Facciamo un party? Vai. È un party questo. Guarda, fa una cosa, questo me l'ha preso Lorenzo, sto pezzo di pane, fanne un altro. Va. Posso mettere un pochettino di vino? Eccola là. Questa è per te? Sì. Grazie. La fetta un po' più spessa è la mia. Falla anche per te. È arrivato il mio momento. Non si potrebbe dire, però la parte più bella è quella del coltello. La parte più bella? È il coltello. Alla fine, ecco, no, però non lo possiamo far vedere. Non possiamo far vedere, però la parte, voi lo sapete, voi mi capite. Quando eravamo piccoli la parte più bella era... Leccare il cucchiaino. Cioè, se chiedi alla gente quante cose ti ricorda tipo la merenda, pane e Nutella, esce fuori un racconto infinito. Potremmo... Voi facevate colazione con pane e Nutella? Scrivetelo merenda. Sotto, merenda. No, perché era proprio... Io a casa... Il pane non manca mai, Nutella ce l'ho sempre, quindi... Che facciamo, assaggiamo? Assaggiamo, vai. Sentiamo com'è. Sa proprio di Nutella. È buono. Vabbè, la Nutella... buona di suo, il pane è venuto bene. No, però devo dire su pane proprio. Brava, ti hai fatto una bella ricetta. Una volta tanto te lo devo dire. Ringraziamo Nutella. C'è una ragazza che dice: vengo gratis a lavorare per voi, grazie, mi fate assaggiare. Questo poi è particolarmente buono. Faccio un altro. Guarda, facciamo che questo me lo mangio dopo così. Diamo le varie informazioni su tutto, sì. Istituzioni. No, guarda, a me mi appoggio, te le tengo io. Non mi fido. Grazie, Lore. Allora, vogliamo rifare un recap degli ingredienti? Allora, facciamo un recap degli ingredienti.
del pane e poi dopo ci dici questa spiegazione perché fai uno spoiler, anticipa che volevi fare? Spiego come cuocere il pane nel fornetto Versilia, che è la pendola fornetto, poi faccio vedere un attimo qual è, se non ce l'avete presente, e nella friggitrice d'aria, perché adesso in tantissimi avete la friggitrice d'aria e mi chiedete sempre ricette come utilizzarla, quindi... No, anche perché adesso, proprio una cosa che hanno detto in tanti, io non accenderò mai il forno d'estate perché va troppo caldo. E quindi io vi dico che ho già fatto le prove e viene bene lo stesso, lo dico adesso? Guarda, facciamo il ripiego degli ingredienti, ma poi no, dillo, spiego. Cioè. Allora, per cuocerlo nella friggitrice d'aria, io ho una friggitrice d'aria da 5,5 litri, quindi il cestello non è particolarmente grande, quindi quello che vi consiglio di fare è di, casomai, diminuire un po' la dose, anche dimezzarla, vi viene una pagnotta bella così. Cosa ho fatto per cuocerla? Quando il pane era bello lievitato, l'ho fatto lievitare su un pezzettino di carta forno, presa a misura della base del cestello. Quando era ben lievitato, ho acceso la friggitrice d'aria, l'ho impostata a 190 gradi e l'ho fatta preriscaldare per 2 minuti. Dopodiché ho messo il pane all'interno del cestello, ho infilato, ho impostato la temperatura a 180 gradi per 15 minuti. Passati 15 minuti, ho girato il pane, 180 gradi per 15 minuti. Viene bellissimo, okay. Croccante, asciutto dentro, quindi con una mezz'oretta in friggitrice d'aria viene molto bene il pane. Nella pentola fornetto, che per chi non la conoscesse, però tanti ne ho già parlato un po', è questa pentola qua, che era la pentola delle nostre nonne, c'è un altro pezzo che sta messo da un'altra parte, si cuoce sul fornello del gas, fornello piccolo. Cosa ho fatto in questo caso? Ho fatto, praticamente, ho messo della carta forno bagnata all'interno della pentola, che è tipo uno stampo a ciambella. Viene a ciambella. Sì, e sì, cambia la forma. Ho messo il pane, dopo la prima lievitazione, il pane l'ho fatto a filoncino, l'ho messo all'interno della teglia. Ho fatto fare la seconda lievitazione e poi ho messo lo spargifiamma sul fornello piccolo medio del gas, diametro 7 cm. Ho messo sopra la pentola, ho chiuso col coperchio, ho acceso, faccio andare i primi 5 minuti la fiamma al massimo e ho abbassato per 35 minuti con la fiamma al minimo e viene benissimo anche nella pentola fornetto. Quindi totale? Totale 40 minuti, okay. Però sul fornello, non nel gas, non sul gas. Ok. Non sul forno, non nel forno! Sì, vabbè, questi tempi di fornitura così, invece sulla friggitrice d'aria mezz'oretta, 15 minuti all'altro. Esatto, e in quest'altro 35-40 minuti, okay, quindi allora. Si può fare. Va bene, quindi adesso facciamo rivedere gli ingredienti perché qualcuno si è collegato tardi, eccetera. Allora, ho fatto il pane e i cereali con Nutella. Per fare il pane ho utilizzato 0,5 kg di farina ai cereali, che trovate già pronta, oppure potete divertirvi voi a mescolare diversi tipi di farina. 300 ml di acqua, 7 g di lievito di birra disidratato, 2 cucchiaini di zucchero e un po' di semi, diciamo un mix di semi che ho messo sopra per la decorazione, facoltativi naturalmente, se non ce l'avete non li mettete, e naturalmente Nutella da spalmare sopra. E un'altra cosa, i semi l'hai detti? Sì. Un'altra cosa, qualcuno ha detto, il pane è senza sale. Allora, il pane è senza sale perché da noi si mangia il pane sciapo. Marche. Questa è la cosa del centro. Sì, Italia, cioè, Marche, Toscana, insomma, da noi si mangia proprio il pane senza sale. Vi confesso anche una cosa, che il pane sciapo si conserva più a lungo, cioè rimane più... Quello col sale diventa un pochettino più gommoso, per questo insomma si fa anche senza sale da noi. Però se volete aggiungere un po' di sale, vi piace il pane saporito. È la tradizione nostra, sì. Sì, mettete un cucchiaino di sale fino. Se okay? Vi piace il salato. Sì. E poi, se la volete fare classico con la farina zero, insomma, aumentate un pochettino la quantità di farina, perché queste farine che ho utilizzato sono molto, diciamo, come si dice, un po' rustiche, e quindi vi ne servirà forse un pochettino di più di quella bianca. Poi il mix di farine potete sceglierlo voi, se volete utilizzare, io ho utilizzato 7 g di lievito di birra disidratato per una lievitazione che avviene nell'arco di 1 ora e mezza circa, il raddoppio del volume, quindi però se volete fare una lievitazione più lenta dovete mettere un pochettino meno di lievito. Sì. Se volete farlo la sera per la mattina ne mettete 2 g e tenete l'impasto in frigorifero, ok, la mattina, poi dopo insomma lo rilavorate, sarà un pochettino lievitato, lo fate andare la mamma. E invece la quantità di lievito secco corrisponde? Allora, quello che ho messo io, 7 g di lievito di birra disidratato, corrisponde a un cubetto da 25 g, oppure se volete, di lievito fresco, oppure se volete utilizzare la pasta madre, vi serviranno 120-130 g di pasta madre solida rinfrescata.
Ok, infatti c'è una ragazza che è toscana e dice, bravi, anche da noi in Toscana mangiamo il pane senza sale, un saluto a te, ma secondo me il fatto del pane senza sale è perché il pane veniva sempre accompagnato dai salumi, quindi sì, da noi si mangia tanto, esatto, pane e salame. Esatto, quindi e infatti è una toscana anche senza sale, ma al supermercato anche i toscani comprano. Sì, sì, adesso non è più, sì, adesso non è più anche così. In Umbria, anche sì. In Umbria. Centro Italia. Centro Italia, sì. Il Lazio non lo so se il Lazio, non so, no. Dipende, sì. Quindi, che ci manca di dire? Ci manca di dire che poi alla fine ci ho messo una Nutella. Sopra ho messo una bella spalmata di Nutella per una merenda, una colazione, diciamo, irresistibile, ok? Che sicuramente vi farà tornare indietro nell'infanzia quando eravate ragazzini, perché io la mia merenda, la mia colazione era pane e Nutella. Okay. Oggi l'ho fatto in questa versione ai cereali, perché il pane ai cereali non l'avevo ancora fatto, quindi ho condiviso questo tipo di pane. E niente, chiudiamo il barattolo, perché chiudiamo il barattolo. Posso raccontare una cosa? Posso raccontare una cosa che... Racconta pure. Allora, non so, Marco è bravissimo. Grazie. Io c'ho sempre un vasetto di Nutella, no? In dispensa, perché lo utilizzo sopra il pane, lo utilizzo per fare i dolci, quando ho voglia di dolce, insomma ce l'ho. No, queste cose non si possono raccontare, ho già capito dove vuoi arrivare. Io me lo racconto, posso? Sì? Allora, che è successo? Allora, io, sai quando c'hai in testa devo fare una cosa, dovevo fare una roba con Nutella, e allora dico, vabbè, c'ho un vasetto intero lì, perfetto, cioè era proprio così, lo vedevo, all'occhio era così, che aveva fatto sto delinquente? Praticamente col cucchiaino, piano piano, aveva tirato fuori, erano rimaste solamente le pareti sporche di Nutella, e il vasetto era vuoto. Sono stato un maestro. Proprio un maestro. Mi è durato più. Conoscete di mese, qualcuno che è capace? Perché secondo me possiamo fare una gara a chi è più bravo che fa sto lavoretto qua. Tu arriveresti primo in assoluto. Allora vado, la prossima guarda, mi sono talmente arrabbiata, perché sai quando mi sembra che avevo fatto pure già l'impasto, non mi ricordo, perché poi dopo io non abito, cioè per fare la spesa devo prendere la macchina, quindi ma un attimo rimo. Va bene, questo era un piccolo ricordo. No, abbiamo fatto un po' di merende con Nutella. Però spero che in questo video vi ho un pochettino riacceso i ricordi di quando eravamo bambini noi, degli anni 80. Grazie, tutti mi stanno facendo i complimenti per questo life hack che ho suggerito a tutti. Come non farsi accorgere quando fai merenda con... Ma perché te ti serviva come ingrediente che lo devi usare? Certo. Invece io la sto usando invece per il... Però pensare di avere un vasetto di Nutella sempre, diciamo, pronto dentro, anche se vuoto, in realtà, come hai fatto tu, ti dà un buon senso di sicurezza, vero? Comunque penso che su Nutella ci sta dando i metodi, meglio che non iniziare, guarda. Va bene, io direi che... Ah, guarda, anche mio marito fa la stessa cosa. È un vizio un po' diffuso questo qua. Allora, io direi che possiamo salutare? Allora, sì, possiamo salutare, abbiamo detto tutto, le variazioni le ho dette tutte, vabbè, niente, si rifà della ricetta. Allora, qualcuno mi ha chiesto se potevo utilizzare il latte al posto dell'acqua, potete utilizzare il latte oppure metà e metà, però in quel caso vi direi di mettere anche un pochettino di olio per fare tipo un pan in cassetta, insomma, un pochettino più soffice. E... Non mi viene in mente altro. Niente, dai, chiudiamo, così noi finiamo di mangiare un po' di pane e Nutella. Che ragazzi, party! Stanno là che c'è un party di pane e Nutella. Sì, anche perché poi adesso tutti quei pani che abbiamo fatto lievitare, ora li facciamo cuocere tutti. Ce l'abbiamo un bel po'. Il pane tutta la settimana. Allora, io vi ringrazio. Spero che questo video vi sia piaciuto, che possa esservi utile. Se avete domande o suggerimenti, mi raccomando, scrivetele nei commenti. Mettete un bel like e condividete, e naturalmente ringraziamo Nutella. Marco, come sta a fare? Sì, vabbè. Ringraziamo Nutella per questa video. Collaborazione vabbè, e per questo video. E, mi raccomando, scrivetemi se fate il pane, mandatemi le foto su Instagram, su Facebook e fatemi sapere se vi piace. Va bene? Grazie Benedetta, come sei stata gentile. Sei simpatico. No, se volete provarlo sulla friggitaria e sul fornetto per sella, viene benissimo. Ok, quindi non serve accendere il forno. Salutiamo. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. No, fatto così mi ballo. No, non fa vedere. Così impara a tenere la mano così non si vedono. No, perché l'altra volta mi sono rivista. Penzolando. Ok. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo. Il documento come funziona? Però devi stare... Ok, adesso. Va bene? Vai. Ci sono? Vai. Ciao a tutti. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.